La processione del Venerdì Santo nasce a fine Cinquecento come corteo penitenziale all'interno del borgo di Terra Murata. Cioè, praticamente i partecipanti a questa processione si fustigavano, si mortificavano, perché volevano rivivere i partecipanti sulla propria pelle le sofferenze della passione. Con la Controriforma, dopo, quindi siamo un po' dopo, queste manifestazioni cruente furono vietate perché la gente si flagellava, furono vietate e si passò al simbolismo. Ed ecco che nasce il simbolo dei chiodi, la corona di spine, la lancia, che poi costituiscono l'ossatura della futura processione del Venerdì Santo, così come è arrivata fino ad oggi a noi. È ovvio che nei secoli ha avuto delle metamorfosi formidabili. Se tu vedi la processione di oggi rispetto a quella di 100-200 anni fa, c'è un abisso. Oggi c'è una maggiore sontuosità, una maggiore ricchezza, anche architettonicamente i misteri sono fatti in maniera diversa. Probabilmente si è perso un po' lo spirito penitenziale che c'era alle origini. Ma è anche naturale che sia così. Il ritorno, la fiaccolata del ritorno, veramente lì è un momento di raccoglimento. Mentre la mattina è una parte spettacolare, una parte diciamo così sontuosa, ma la sera all'imbrunire questo Cristo che scende dalla Basilica di Terra Murata di San Michele, lentamente, in silenzio assoluto, si sentono i passi sulla strada. Con queste musiche in sottofondo è veramente un'atmosfera molto suggestiva.